tanta gente. Oh, c'è Sirena, ciao Sirena! Vero, ciao Sirena! Ciao ragazze! Ehi, ciao! Che fai qui da sola? Sei come noi, senza partner? Oh sì, ragazze, non mi ha scelto nessuno. Chissà se per la mia gonna a quadretti. Ah, figuratevi, ragazze. A me quella lì mi ha rubato il fidanzato. Ma io non te l'ho rubata io la ragazza. Che dici? Lei è venuta da me. Tu sei scappata perché tu sei troppo bella, hai detto. Sei la regina dell'anno scorso del ballo. Sei voluto tu andare via. Non ti piacevo. Ma guarda che è vero. Tu sei andata via. Non pensare neanche che io ti ho rubato qualcuno. Ragazzi, guardate quelle due sopra come ballano. Piace questa canzone? Bella ballare questa musica. È molto bella, molto romantica, mi piace tantissimo. Oh, scuola è finita! Siamo felici che andiamo a fare la vita da grandi? Sì, finalmente è finita la scuola. Niente più compiti estivi, niente più studiare. Questo è l'ultimo ballo e poi basta. Saremo solo io e te. Sai che bello, vero? È vero! Ragazzi, voi siete d'accordo? Tutti quanti? È vero, hanno parlato delle cose molto serie quei due. Però guarda con chi balla Cool, che bello quel vestito nero di quella ragazza. Te l'avevo detto, piccola, che saremmo stati i più belli del ballo. Sì, sono sicura che la nostra coppia vincerà questo ballo. Guarda che corona che ho, la mia è più bella e più grande. Sì. Sì, è molto bella la tua corona, diversa dalle altre. Poi il tuo vestito nero è bellissimo. Hai visto? Sono tutti invidiosi di noi. Lo sapevo, siamo i più belli. Ma hai visto quelle due ragazze? Ballano da sole, però sono brave. Na 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 na. Ciao, tu sei la regina dell'anno scorso, vero? Eh sì, io sono la regina dell'anno scorso, ma mi sa quest'anno io non vinco più. Ma no, sei sempre bella, come anche l'anno scorso, solo che ci sono le ragazze che si sono prese le corone più belle o i vestiti più lunghi. Non ti preoccupare, rimani sempre bella. Se dici tu, allora mi fido. Ti piace il mio vestito? Oh, sì, però tu hai vestito, guarda, io ho la coda invece. Ti piace la mia coda? Se vinco io il ballo sarà bellissimo. Vado nel mare dal mio papà e gli faccio vedere la mia corona. Ah, io essendo la regina dell'anno scorso sono io a decidere chi avrà la corona e chi vince questo ballo. Quindi ragazzi, davanti a tutti dico che la sirena ha vinto il ballo! Yeah! Allora, io ti dico che tu sei la più bella, quindi ti do questa corona! Sì, questa corona è tua! Grazie, grazie! La mettiamo qui? Oh, sono felicissima! Adesso vado al mare a far vedere il mio papà che ho vinto, grazie! Niente! Te cosa pensi? La sirena ha vinto o no? Se secondo te sì, metti mi piace e scrivilo nei commenti. Se no, puoi anche scriverlo. Metti mi piace. Ciao ciao! Ma hai visto? Si sono forse scordati di noi? Dici che non ci hanno visto? Oddio, ma io volevo la corona. E chi l'ha presa? Ma non lo so, tesoro. Che succede là sotto? Ma hanno dato già la corona? Andiamo a vedere? Boh, non lo so. Sì, scendiamo, dai. Dai, andiamo a vedere. Che succede? Che succede? Ciao, ragazzi. Ma noi non vi avevamo visto. Che bel vestito che hai. Pensavamo che siete andati via. Però
Già che siete qui, vi presentiamo la nostra nuova regina, Sirena! Ciao! Vi piace la mia corona? Non mi piace quella Sirena. Non penso che lei avrebbe potuto prendermi una corona. Ciao! Ciao a tutte ragazze! No, hai ragione, tesoro. La Sirena, secondo me, non se la meritava la corona. Tu sei la più bella. Tu sei la mia stupenda principessa. Andiamo a chiedere a Kula e i suoi amici, là vedo tutti in coppie. Come mai hanno dato la corona a Sirena? Sì, ha una bella coda, però non ne aveva il fidanzato. Ma guardate che la Sirena ha vinto perché ha una coda bellissima. Dei colori molto molto belli. Un rosa scuro che alle ragazze piace tanto. Vero? Ah, ma a te ti piace la Sirena? Basta, io mi sono offesa, tieni! Ma no, che dici? No, non è vero. Io dicevo... Invece... No, ma stai tranquilla. Io dicevo così per spiegare ai ragazzi cos'è successo. Non ti arrabbiare, dai. Basta. Non ti parlo lo stesso, però dai, tra poco ti perdono. Ma hai visto? Loro litigano. Ma io penso che Sirena se l'ha meritata la corona, perché è davvero molto bella lei. Sì, forse hai ragione, tesoro. Ma chi avrà deciso di dare la corona alla Sirena? Ah, ma ovviamente la ragazza che ha vinto l'anno scorso. Giulia, l'hai deciso te? Sì, ho deciso io, perché veramente lei non ha mai preso la corona solo perché non gliela diamo, visto che ha la coda. Quindi stavolta gliela diamo, ha la coda bellissima, si è preparata, ha messo anche un costume nuovo sopra, dai, se lo merita. Siamo tutte d'accordo? Io sono d'accordissimo con loro. Sì, sì, forse hai ragione, adesso che ci penso. Ragazzi, anche voi siete a ragione con noi? Sì, siamo tutti d'accordo, anche perché la Sirena è così giovane e bella, se lo merita, dai. Oh no, che dici tu? Sì, anch'io, con la coda bella, così colorata. E voi ragazze che dite, siete d'accordo? Non vi arrabbiate, dai, non penso che vi offendete, è sempre la vostra amica, giusto? Io sono d'accordo, mi piace come le sta la corona e mi piace tantissimo la sua coda. Anch'io sono d'accordissimo, mi piace la sua corona e la sua coda anche a me. Anch'io, aspetta che metto a posto la mia. Anche a me piace tanto, una corona ce l'ho già. Lei è stata molto brava a fare il modo in quale ha fatto tutti quelli disegni sulla coda, guardate. Ragazzi, io vi ringrazio, mi sono davvero impegnata tanto per fare questa coda così bella. Oh, mi piace tanto, tanto fare disegni. Guardate come mi sta bene anche la corona. Siete d'accordo voi? Io ho vinto. Mi piace tanto. Adesso vado. Ciao ciao ragazzi. Ciao ciao anche a te. Metti mi piace. A dopo. Mamma, papà, ma io non mi sento pronta per andare in questo asilo. Ci sono tanti bambini che non conosco. Oh no, tesoro, stai tranquilla, è la migliore. I bambini si divertono con lei e ci sono tantissimi cani e gatti. Oh sì, tesoro, non ti devi preoccupare, sarà divertente, poi la tata è molto brava, ci sono tanti animaletti, il parco è bello, poi troverai altri bambini, secondo me farai tante amicizie nuove, dai, vedrai, sarà bello bello. Va bene, andiamo amore, andiamo, vieni bimba, dai. Tesoro, ma anche noi portiamo la nostra bimba al parco? Ma non è un parco, questo è un posto dove questa bellissima ragazza insegna ai nostri bambini i numeri, le lettere, la musica. Oh sì, che sbadato, hai ragione. Qui ci sono altri bambini però, vero? Sì, ci sono altri bambini, penso che saranno più grandi della nostra Amy. Però niente, la tratteranno bene. Guarda, ci sono nostri amici. Oh sì, ma guardali. Andiamo, andiamo all'incontro. Cosa ci faranno loro qua? Amy, vieni. Sta arrivando. Uffa, ha camminato troppo veloce. Ciao. Ciao.
Come va? Tutto bene, voi che ci fate qua? Noi andiamo bene. Abbiamo portato la nostra bimba in questo bellissimo asilo da questa bravissima tata, e voi? Ah, ma pure noi. Abbiamo visto su internet che c'era questa ragazza che teneva i bambini quando noi avevamo da fare, e la mia bellissima moglie ha trovato l'ideale di portare la bimba qui. Sì, è vero, perché mi è piaciuto tanto questo posto. Anche a me, l'avevo trovata anch'io su internet. Portiamo i bimbe, bimbe! Vero, bimbe? Oh. Hai capito? Ci vogliono lasciare qui. Sì, ho capito. Non lo so proprio, non mi piace. Scappiamo? No, non scappiamo, andiamo a vedere. Io voglio imparare un po' di lettere. Anch'io, andiamo. Wow, c'è una porta. Ho trovato un biberon. Guarda che bello. Cosa facciamo? Andiamo a conoscere questa tata. Chiamiamo mamma e papà. Mamma! Salve, signore, vi presento il mio mondo di tata. Qua insegna ai vostri bambini contare, suonare, forse l'alfabeto anche inglese se ci sono dei bimbi grandi, e soprattutto curare bene gli animaletti. Abbiamo i cani, i gatti, i volpi, tutti gli animaletti che volete, e anche le piante, i scivoli. Come si comportano le vostre bimbe con gli animaletti? Oh, alla mia piacciono tantissimo i cani. Sì, alla mia piacciono i gatti, che bello. Allora possiamo fidarci di te? Certo che potete fidarvi di me. Lasciateli qua per un po', poi venite a prenderli. Facciamo due lezioni, uno di matematica e uno di alfabeto, e poi sono libere. Fino alle 6 penso che sarò aperta stasera. Sì, noi andiamo a fare shopping. Ma i nostri mariti dove sono? Non saprei, mi sa che sono andati già via. Dobbiamo raggiungerli. Vieni, andiamo. Arrivederci, lasciamo le bimbe. Ciao ciao. Tesoro, comportati bene, che la signora è molto molto brava, va bene? Anche te, comportati bene. Hai capito? Anche te, comportati bene. La maestra sembra molto brava. Noi andiamo. Ciao ciao. Ciao ciao, tesoro. Ehi, ciao. Ti faccio vedere come si insegnano le lettere ai bambini. Vieni con me. E te le presento. Questa bimba si chiama Mia. Ciao. Io mi chiamo Mia e sono la più piccola in questo asilo. A me piace il biberon con latte e un po' di vaniglia. Questa bambina si chiama Amy. Ciao, io mi chiamo Amy. Anche a me piace il biberon, però non con latte, solo con acqua e un po' di limone e zucchero. È strano, ma mi piace. Questa bimba si chiama Susanna. Ciao, io mi chiamo Susanna. Sono la bimba più piccola in questo asilo, però mi diverto stare qui. Yuhu! Questa bambina si chiama Sara. Sara, cosa fai? Io gioco con cagnolino. Che lo sanno come me. Questa bimba si chiama Jessica. Ciao, io mi chiamo Jessica e sto cercando di non muovermi perché c'è il cane cattivo dietro di me. Io ho paura di cani. Questa bimba si chiama Diana, come una principessa. Lei sta sempre qui a giocare con i cagnolini. C'è uno qua sugli alberi, bello cagnolino. E l'altro sotto con Diana. Altri due, anzi. Ciao, io mi chiamo Diana e mi piacciono tanto tanto i cagnolini. Gioco con loro dalla mattina alla sera, solo che mia mamma non vuole comprarmene uno. E io la voglio, uffa. Bambine, cosa fai qui per terra? Alzati. Vi ho portato la lavagna con le lettere. Ok. Qui abbiamo tutto l'alfabeto inglese e tutte le cifre. Oggi facciamo l'alfabeto. Tu lo sai l'alfabeto? Se lo sai, scrivemelo sotto. Io inizio a dire le lettere. A, B, C, D. Qui non si vede. I, F, G e H. Facciamo fino a H oggi, perché sennò non vi ricordate niente. Io non so parlare inglese,
non mi piace questo alfabeto. A me piace invece. Io so ripeterteli. A, B, C, D, I, F, G e H. Sono brava, maestra! Questo è il nostro alfabeto. Te lo sai bene l'alfabeto? Vediamo. Bambini, chi è che non ha capito questo alfabeto? Cosa state facendo qua? Dobbiamo dare da mangiare ai cani. Questo cagnolino ha tanta fame. Dove vai? Ha tanta fame. Lo diamo a questa bimba? Tieni, dagli da mangiare. Queste bimbe è per voi. Buon appetito. Adesso vi dico le cifre. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E alla fine c'è 10 che è formato da 1 e 0. Chi sa ripetere quello che ho detto, bimbe? Io so ripetere le cifre, io lo so. Allora, 2, 7, 9, 0. Vero? No, hai sbagliato. Ti ripeto. 0, 1. Va bene, dai, sentiamo. Allora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 e 0 fa 10. Oh, che brave bambine qua che ho. È l'orario di pranzo. Noi andiamo a mangiare. Ti salutiamo. Ciao, ciao.